Ciao a tutti ragazzi, io sono ZisaVape e benvenuti nel mio canale dove si parla di e-liquid, sigarette elettroniche e tutto ciò che appartiene al mondo dello svapo. Oggi voglio fare la recensione di un liquido di casa The Vaping Gentleman Club. Stiamo parlando della linea Noir. La linea Noir è fatta dai più famosi aromi di The Vaping Gentleman Club, che c'è il Breva, c'è il Ghibli e ce ne sono altri. Solo che invece di essere fatti sotto forma di aroma a cui eravamo abituati, loro ci hanno fatto una linea di liquidi pronti. Per quale motivo? Per tutti coloro che non hanno la pazienza di aspettare i mesi di maturazione per far venire fuori la parte del tabacco di queste miscele aromatizzate, hanno pensato bene di fare dei liquidi pronti dove il gusto è squilibrato a favore del tabacco, così ce lo possiamo svapare subito. In questo caso stiamo parlando del Ghibli. Allora, voglio parlare un attimo del packaging. Il packaging è veramente elegante, è veramente bello. Cioè, io non ho mai visto un packaging di un liquido così elegante. Abbiamo qua sotto la scritta Ghibli. Poi qua ci sono dei disegni che non si vedono, perché si vedono e non si vedono perché sono lucidi. Abbiamo la scritta Noir con il logo di The Vaping Gentleman Club, la scritta The Vaping Gentleman Club, e qua la stessa cosa, solo che in più qua c'è scritto More Tobacco, Less Waiting. Quindi più tabacco, meno attesa, almeno io penso che significhi chisso. More, più tabacco, ci arrivo. Less waiting, penso sia meno attesa. Comunque, perdonatemi, non parlo inglese. Si apre in questa maniera, guardate ragazzi, come un cofanetto tipo di un sigaro pregiato. Qua il buon Romano ci può venire incontro, che hanno questa apertura a cassetto. E voilà, e abbiamo da questo lato tutte le varie indicazioni, 20 ml di aroma concentrato, perché stiamo parlando di uno scomposto. Mi raccomando, nella playlist Svapo Tutorial abbiamo appena fatto uno scomposto, quindi se non sapete come si fanno andatevelo a vedere. Questo non si porta a 100 ml e non si porta a 200 ml, questo va completata semplicemente questa boccetta, la trovate piena a 20, la portate a 60, i calcoli andate a vedere quel video. La scritta Ghibli, Ghibli da tutti e quattro i lati, e poi abbiamo la scritta Noir che prende tre lati della scatola e nel davanti abbiamo il logo di The Vaping Gentleman Club. Prendiamo la nostra bottiglietta, abbiamo lo stesso identico disegno, quindi abbiamo detto mistura inglese con mango, una mistura inglese aromatizzata da un frutto esotico che a pensarci a mente non c'entra assolutamente nulla, perché la mistura inglese abbiamo il latte Kia, abbiamo i tabacchi orientali, abbiamo il Virginia. Andiamo a fare la prova olfattiva. Il mango è un frutto esotico, è inutile che vi descrivo il mango. Allora, intanto voi sapete che la miscela inglese è la mia miscela di tabacchi preferita, quindi partiamo da questo presupposto, che l'ho preso intanto per questo. Allora, io vi posso dire che all'olfatto si sentono tutti e due. E il fatto che abbattono i tempi di maturazione per me è una cosa ottima, anche perché 60 ml mi bastano. E poi, finito questo, me ne provo un altro, sempre della stessa linea. Con questo non voglio dire che non compro più gli aromi, li comprerò, ma comprerò quelli che non sono fatti in versione noir. O magari, se ho altre cose, mi compro un aroma che so che posso aspettare la maturazione. Si sente il mango, perché si sente la nota di fresco e di esotico del frutto. Però si sente anche la mistura inglese, un pochettino di affumicato esce pure. Diciamo che si bilanciano bene insieme. L'odore è particolare, è buono. È originale, quantomeno originale. Lo vado a provare sul Siren. Già, come potete vedere, me ne sono fatto un bel po', quindi mi sono fatto un'idea. 6 spire su punta da 2,5 di Cantal A1,28 gauge, solita resistenza, mi è venuta fuori una 0,71. Lo proveremo a 13 watt. In caso, anzi, facciamo una cosa, c'è il mango, c'è anche la... alziamo un pochettino, 16 watt. È ancora più buono, perché giustamente lo vado a scaldare un pochettino e quindi tende un pochettino ad uscire di più anche il mango, perché ricordiamo, in questa versione è squilibrato a favore della English Mixture.
Allora, è squilibrato per quanto riguarda le loro aromatizzazioni per non farti aspettare mesi, ma in bocca non si sente lo squilibrio della mistura nei confronti del mango, assolutamente. La sensazione è quella di mangiare un buon mango che è stato fatto affumicare in delle foglie di tabacco. Ennesimo tabaccoso perfetto per l'estate. Per quelli che come me che amano la mistura inglese, questa è la mistura inglese per l'estate, perché il mango è fresco, è acidulo, è esotico, vi rinfresca la bocca, ma nel frattempo c'è comunque dietro questa affumicatura della mistura inglese. Sentiamo le note affumicate della tachia, non sentiamo quelle incensose, almeno io non le recepisco qua dentro. Però la parte affumicata si sente bene, la parte di fogliame si sente un po' di sapido, però della mistura inglese quello che io riesco a sentire meglio è il latakia. Diciamo che la mistura serve a livello di equilibrio, non proprio per sentire le doti organolettiche sia dell'Oriental che del Virginia. La sensazione di prendere un mango fresco, avvolgerlo in delle foglie di tabacco e metterlo ad arrostire, oppure magari al forno, ad essiccare, a cuocere. Insomma, la sensazione è quella di mangiare un mango che è stato affumicato con delle foglie di latakia. Se vi piace il mango e vi piace il latakia, e a me piacciono entrambi, perché sapete che mi sto finendo di svapare l'ornimango, che mi è piaciuto il Cloud Niners Mango, che ho adorato il gelato al mango della Valchiria, insomma il mango da svapo a me piace tantissimo e amo la mistura inglese, quindi per me è un connubio eccezionale, è la mia mistura per l'estate. A 40 gradi riesco comunque al mare a svaparmi una mistura inglese, ma senza appesantirmi, perché c'è il mango che mi va a rinfrescare la situazione. Polposo, succoso, zuccherino, leggermente acidulo, sento tutte le caratteristiche del frutto mango, eccezionale. E nello stesso tempo sento la parte fumosa, la parte affumicata della tachia. Non lo sto descrivendo proprio come una vera mistura inglese, perché quello che a me risalta, ma questo è palato mio, a me risalta il latakia, quindi è come se fosse più un latakia e mango più che mistura inglese e mango, però alla fine è eccezionale. Ragazzi, sono contento di portarvi la recensione del Ghibli. Adesso io l'ho preso in versione noir, c'è anche la versione aroma, però se ve lo volete svapare questa estate, prendetelo in versione noir, perché l'aroma vuole troppo tempo. Se invece lo avete già e sta maturando, sappiate che ve lo svapate l'estate, luglio-agosto, è la mistura inglese dell'estate. È eccezionale veramente. È eccezionale veramente. Sono veramente contento di aver preso questo Ghibli noir, perché nello stesso liquido io trovo il mio frutto preferito da svapare in estate e la mia mistura di tabacco preferita in assoluto, che per l'estate è troppo pesante, perché la mistura inglese per l'estate non è che sia il massimo con il caldo. Quindi ragazzi, tiriamo le somme. Allora, all'olfatto esce l'aroma di mango e il leggero sentore affumicato. Lo andiamo a svapare e abbiamo tutte le sensazioni organolettiche del mango, sembra di mangiarlo. Fresco, polposo, zuccherino, leggermente acidulo, però accompagnato a una sensazione di fumo in bocca, come se questo mango fosse stato affumicato a fuoco con delle foglie di tabacco latakia. Ragazzi, io per me questo liquido sarà il liquido dell'estate, ne sto provando altri, ma questo è veramente eccezionale, quindi sarà uno dei miei preferiti quest'estate, me lo finirò in tempo record. Questa è una mistura inglese che per il mare è eccezionale. Ragazzi, io sul Ghibli Noir di The Vaping Gentleman Club non ho altro da dire. Ovviamente, se siete amanti di questi sapori,
prendetelo subito. Se la mistura inglese non mi piace, se la takia non è di vostro gusto, toglieteci mano perché la fumicatura si sente. Se non vi piace il mango è inutile che ne parliamo. Sul Noir Ghibli io non ho altro da dire. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale di Zisavape attivando la campanella, iscrivetevi al mio Instagram, Zisavape tutto attaccato, Instagram personale Luigi_PA87. Iscrivetevi anche al mio Twitch, che magari appena siamo un bel po' facciamo una live anche là, che è Zisavape. Ragazzi, io con l'ultima svapata di Ghibli Noir vi saluto e ci vediamo al prossimo video.